Buongiorno notizia. Le 8.50, buongiorno notizia, salutiamo e accogliamo con molto piacere Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio Catania, il nostro ospite di oggi. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. E allora parliamo con Giuseppe Cusumano, come sempre, di formazione. È importante, un aspetto molto importante delle imprese, no? Esatto. A tutti i livelli. Sì, la formazione è uno strumento che aiuta le imprese a migliorare la propria capacità produttiva. Degli studi hanno dimostrato appunto che la formazione migliora la competitività delle imprese, migliora il business e non solo, ma crea all'interno della propria rete, delle proprie risorse umane una sorta di sinergia, un attaccamento al lavoro. Le tiene anche al passo con i tempi. Li tiene al passo con i tempi. I lavoratori, dicevo, si sentono delle risorse preziose per l'azienda, perché comunque il titolare spende su di loro e su di loro appunto investe e fa crescere anche la produttività della propria impresa. Però purtroppo devo dire, ahimè, che il 74% delle imprese non si approccia alla formazione, non lo fa probabilmente perché i costi sono elevatissimi, perché soltanto per un'impresa, per mettersi in regola con la formazione in materia di sicurezza, quella obbligatoria, sicurezza alimentare o piuttosto sicurezza nei luoghi di lavoro, è costretta a spendere delle somme importanti. Noi riusciamo a garantire la formazione a queste imprese, ai dipendenti di queste imprese, in modo assolutamente gratuito. Lo facciamo con l'utilizzo dei fondi interprofessionali, l'abbiamo fatto nel passato, stiamo continuando a farlo e a oggi, pensi, noi abbiamo formato nell'arco degli ultimi 2 anni più di 9.000 operatori, erogando più di 150 percorsi formativi. Ecco, davvero tutti, tanti, davvero... Tutti in modo assolutamente gratuito. Quindi è un modo da parte delle imprese di incoraggiare queste imprese appunto che sono restie molte assolutamente volte. Sì, infatti noi cerchiamo di fare attività di proselitismo nei confronti appunto delle nostre imprese che fanno parte del nostro mondo associativo, proprio per far capire l'importanza della formazione e della possibilità di averla erogata gratuitamente. Ricordiamo un po', facciamo un bilancio di quelle che sono state attivate negli ultimi mesi. Sì, devo dire che il nostro istituto di formazione è abbastanza frizzante sotto questo punto di vista, tanto che ha programmato e ha erogato diversi percorsi formativi in questi ultimi 5 mesi, a partire appunto dal gennaio 2019, e i percorsi sono stati quelli di vetrinistica, che hanno visto la partecipazione di tanti corsisti e entusiasti. Abbiamo parlato anche qui la scorsa volta, e un corso anche di utilizzo di strumenti informatici per ottimizzare i processi aziendali. Ormai con l'informatica si tende a migliorare, a ottimizzare i processi aziendali, e questo è stato anche un altro percorso formativo abbastanza gettonato e tanto frequentato, oltre ai corsi che ormai sono vengono organizzati in maniera ciclica, quello quindi di pasticcere, di pizzaiolo, di barman, quindi sono tutti dei percorsi formativi che hanno dato la possibilità agli imprenditori, quindi ai loro dipendenti, di potersi formare, di poter stare al passo con i tempi, come diceva giustamente lei, in modo assolutamente gratuito. Ecco, questo per quanto riguarda il passato, ma tanti altri corsi Confcommercio li sta preparando e sono pronti per partire, e di questi parleremo tra pochissimo con il nostro ospite Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio Catania, che rimane in studio, e quindi voi restate all'ascolto anche per prendere appunti se siete interessati. Buongiorno notizia. 8 minuti dopo le 9 in studio il nostro ospite Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio Catania. Abbiamo parlato con lui nel precedente collegamento di formazione, il bilancio delle attività svolte da Confcommercio. Parliamo invece dei corsi che si stanno aprendo a breve, che stanno per partire, perché ce ne sono due molto interessanti e importanti. Sì, abbiamo già in programmazione 2 corsi di formazione legati all'ambito della comunicazione. La comunicazione è un elemento fondamentale, efficace per poter appunto intrattenere rapporti commerciali con il cliente. Molto spesso però questo aspetto viene trascurato. Non viene colto. In realtà una comunicazione efficace e adeguata riesce a contribuire alla realizzazione di una vendita e di una trattativa commerciale. I corsi che stiamo avviando e che partiranno nei primissimi del
mese di luglio sono comunicazione efficace con il cliente, uh-huh. e quindi parlare in pubblico, un altro percorso formativo, entrambi della durata di 16 ore ciascuno, e un corso di social media manager. Questi sono i tre percorsi formativi legati appunto al mondo della, all'ambito della comunicazione. Dicevo, sono dei percorsi attraverso i quali vengono trasmesse al corsista appunto le conoscenze base, le strategie necessarie per capire appunto le aspettative del cliente, quali sono i suoi gusti, e sulla base di queste appunto impostare la trattativa commerciale. Mentre invece il corso di social media manager ha a che fare con il mondo dei social, quindi che è attualissimo, che è attualissimo e a cui sono che sono frequentati appunto dalla stragrande maggioranza del pubblico. E però comunicare in modo efficace nei social non è facile, non è semplice. Ci sono delle regole anche in questo campo, no? Delle regole, delle strategie affinché appunto il messaggio che viene trasmesso sia un messaggio accattivante, sia un messaggio seguito e interessante per l'interlocutore. Si diceva 16 ore di corso, quindi neanche dei corsi impegnativi, si possono seguire agevolmente, no? Sì, si possono seguire agevolmente, e poi l'articolazione di questi corsi verrà strutturata sulla base delle esigenze che ci vengono rappresentate dai corsisti che si sono iscritti, per cui alcuni momenti formativi saranno erogati durante la mattina, altri durante il pomeriggio, e per coloro i quali invece hanno maggiori disponibilità il sabato, che è un giorno, certo, appunto un po' più tranquillo, è possibile frequentarlo anche il sabato, per cui insomma noi siamo molto elastici sotto questo punto di vista per consentire la partecipazione agevole dei corsisti. E poi naturalmente ci sono i tanti corsi legati al mondo del food. Esatto, al mondo del food, noi immaginiamo, ma a settembre comunque stiamo prendendo le adesioni e la manifestazione di interesse per quanto riguarda i corsi di gastronomia, uh-huh, i corsi di cucina, che verranno erogati attraverso l'impegno e l'impiego di cuochi professionisti, e poi i corsi di cake design e di wedding planner. Sono questi i corsi che partiranno a settembre, anzi io approfitto, sono sempre graditi, no? Sono tra i più affollati, diciamo. Approfitto dell'occasione perché a luglio, se insomma ci ospiterete, mi piacerebbe insomma far partecipare a questo momento anche dei corsi docenti, certo, di questo corso di wedding planner, che spiegheranno appunto nel dettaglio come è strutturato, il corso e come si organizza un evento di questo tipo. Ecco, per questi corsi e anche per quelli di cui abbiamo parlato, lei ha parlato di manifestazione di interesse, come è possibile avere più notizie e anche eventualmente iscriversi? Sì, è possibile contattare i nostri uffici, uh-huh, che si trovano in via Mandrà 8 a Catania. Via Mandrà è una traversa del viale Mario Rapisardi, oppure telefonarci allo 095 731 0728, oppure collegarsi ai nostri siti internet confcommercio.ct.it oppure isfoter.it. Questi sono appunto i canali di collegamento con il nostro con il vostro mondo. Ci sono insomma tanti modi per entrare in contatto con Confcommercio. Ringraziamo Giuseppe Cusumano, vice direttore di Confcommercio Catania, per le notizie importanti che ci è venuto ad illustrare anche oggi, questi corsi di formazione molto importanti. L'aspettiamo allora prossimamente per parlare di altro. Grazie a voi. Buongiorno Notizia prosegue, restate con noi.